Vaffanculo, io sono l'oracolo di Crazy Square, è venuto lei da me, non sono venuto io da lei. No, 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 lasci stare l'affare, non mi importa più dell'affare. Quando si dice che la voce è fascino anche, io... E questo è il problema, che poi arriva il corpo e uno dice, madonna, da! Io devo dire, ci sono poche interviste che mi mettono un po' in difficoltà, però quando ti dicono, devi parlare con Mario Cordova, e tu sai che Mario Cordova ha dato voce in Italia, Richard Gere, Jeremy Irons, Willem Dafoe, chi dimentico? Patrick Swayze, Pulp Fiction anche, qualche cosa. Pulp Fiction la faceva Bruce Willis, anche Bruce Willis, non sempre, perché lui Bruce Willis è un personaggio particolare, è stato doppiato da 10 persone, almeno da 10 doppi, forse anche di più. Ecco, quando parli con uno che ha dato voce in Italia a questi personaggi qua, e che gli domandi che non gli abbiano già chiesto? Quando vai in pensione? No, per carità, mica dobbiamo fare, va bene che premio Tonino Accoldola ci sono i ragazzi delle scuole di doppiaggio, non è che dobbiamo fargli spazio subito. Ma infatti è un premio alla carriera, beh, postuma. No, scherzo. Com'è stare, voglio essere rispettoso anche se suona un po' strana l'espressione, all'ombra di questi personaggi? Bellissimo, è un lavoro che adoro, io ho cominciato con il teatro tra l'altro e veramente ho scelto di fare il doppiaggio perché questo stare nelle, non so quante storie ho raccontato, quanti personaggi ho fatto, cosa che facendo l'attore non sarei mai riuscito a fare. Però così mi chiama la domanda, qual è però il personaggio, la battuta che è rimasta? Ma guarda, so di dire una cosa un po' strana in realtà, io adoro ricordare, mi piace ricordare di aver fatto personaggi che sono forse un po' meno famosi, Richard Gere, cioè, ma ho fatto delle cose che erano talmente lontane da me e quelle sono quelle che ricordo di più, per esempio Mr. Bean in Quattro matrimoni e un funerale, in cui facevo questo prete che diceva nel nome del padre, del figlio, dello spirito, ecco. Fare queste cose così diverse da una vocalità che è la mia, che grazie a Dio insomma è piuttosto caruccia, diciamo così, sono diciamo, le esercitazioni, le difficoltà maggiori, e quindi riuscire in una cosa così diversa, così lontana da te, è la cosa che ricordo meglio. Oppure i Ghostbusters, facevo Egon, che era quello che parlava con la voce in questo modo, non so se ti ricordi. E quindi sono le cose che ricordo di più. Poi però è ovviamente Richard e Richard, insomma, forse è quello che... Si incontrano mai poi gli attori? Sì, sì, si incontrano. Ho incontrato Richard, ho incontrato Jeremy Irons, un attore che adoro, e con lui ho proprio anche fatto, insomma, abbiamo passato una serata, abbiamo scambiato un sacco di cose, lui è stato molto carino e mi disse una cosa molto bella che non dimenticherò, ho a casa però le prove, se vuoi vedere... Come si dice, sulla parola, in questo caso realmente sulla parola. Il suo fax che mandò, e lui mi disse... Por favor, siempre tu, mi disse in spagnolo perché aveva capito che io l'inglese lo capivo, ma poi non così bene. E quindi questo è un bellissimo ricordo. L'accento giustamente non si sente e non tradisce un'origine, però è origine de Noatri, anzi nostra proprio, perché Catania. Catanese, che è stato veramente un problema, figlio mio, cioè, che quando ho cominciato ci ho messo un anno per togliermi questa cosa. E dicevo, andavo a scuola e dicevo, allora il sole, e io dicevo, il sole, no, non dire sole, aperto, il sole, ecco, l'avevo chiuso. Il sole, no, e se poi apri è inutile, devi dire il sole. No, senti, facciamo così, guarda, di sole, sole, oh, adesso apri appena da sole, fai sole, rimani stretto. Io facevo sole, sale. Una tortura. Una tortura, è stato un anno tremendo. Ma l'ho detto, tortura. Tortura. È stato un anno terribile, devo dire, perché poi mi prendevano in giro perché io ci mettevo, siccome dovevo controllarmi sempre, anche non solo quando facevo lezione, ma nella vita di tutti i giorni, quando parlavo con la gente, dicevo, senti, hai rotto le palle perché sono 10 minuti solamente per fare l'inizio. Però poi da lì, accidenti altro che sole. Sì, beh sì, è stata bella, è stata una bella carriera, devo dire la verità. Questo mestiere è bellissimo, difficile, ma bellissimo. E diciamo ai ragazzi, se avete voglia fatela, non vi fate scoraggiare dalle mille cose che poi dicono tanti miei colleghi, ah ma è difficile, è tutta una casta, non si entra, non si fa, non si arriva, ma chi ci riesce a raccomandare? Non è vero, se hai capacità e voglia si arriva ovunque, quindi... Se avete voglia fatelo, abbracciate il vostro sogno. A qualunque latitudine. E con qualunque accento. Soprattutto con qualunque accento. Che tra l'altro io uso il siciliano, ogni tanto mi capita di fare qualcosa in siciliano, sia che nel doppiaggio, ma io ho fatto anche
anche... Ho girato qui a Siracusa, per esempio, ho fatto L'onore e il rispetto, dove facevo Don Manguso, che era... Cordova, dica la verità, quello poi è stato liberatorio. È stato fantastico, anche perché recitare in dialetto è molto più facile che recitare in italiano. L'italiano è una lingua dotta, è una lingua nata da una scrittura, dallo Stil Novo, non è una lingua parlata. Il dialetto, invece, ti faccio un esempio, la parola siciliana mannaggia viene dal latino malo anno aggia, ti venga una cattiva annata, malo anno aggia, ma senti com'è, suona malo anno aggia, c'è troppo, allora è diventato malannaggia, ma era ancora di malanna, mannaggia. Ecco, il dialetto è questo, cioè ti mette in bocca e te lo fa più semplice, più normale, per cui recitare il dialetto è molto più facile che recitare in questa lingua bellissima che è l'italiano, ma un po' dotta, un po' scritta più che parlata. Quindi magari quando si recita in dialetto è una meraviglia, le intonazioni ci sono già, non c'è bisogno di cercarle chissà dove. Penserò per sempre a lei dicendo sole adesso, marchiato. Sole tutta la vita, va.